Adesso diamo subito la parola a Thomas Fonsalis, un collega di Zurigo, il quale è stato anche molto in contatto a Zurigo e adesso mantiene dei contatti in Italia con un gruppo che opera prevalentemente su Rimini come punto di coagulazione, e ci sono colleghi qui dentro che sono collegati con questo gruppo, con Armando Bauleo, uno dei colleghi argentini che, costretto a fuggire poi dall'Argentina, si è stabilizzato in Italia, ha cambiato varie nazioni e ha portato, diciamo, da un lato la grande competenza nell'ambito dei gruppi, dell'analisi di gruppo e delle concezioni anche antropologiche sui gruppi, e dall'altro, diciamo, ha portato anche quel soffio di libertà che veniva dal gruppo argentino, che si collegherà poi con Zurigo e con noi. E Armando, appunto, viene di nuovo da quella cultura sudamericana che ha avuto a Buenos Aires una fortissima importazione a partenza da Londra, e in particolare dal discorso kleiniano. Erano generalmente legati al Tavistock personaggi come Pichon Rivière e soprattutto Marie Langer, la quale parte però, arriva in Argentina, ma parte di nuovo Vienna, Germania, costretta a emigrare, politicamente impegnata come Willy Reich, come altri colleghi di quel periodo. Mimì l'abbiamo conosciuto ovviamente molto bene, e ai quali si diceva che se avessero continuato la partecipazione politica, che con l'impegno di sinistra era indicatore di nevrosi, questa concezione non è cambiata ancora 40 anni dopo e sarà mostrato perché, sarebbe stata interrotta loro la formazione. Questa era una scelta precisa fatta in quegli anni rispetto all'impegno politico, diciamo, di cambiamento e di intervento sul sociale. A questo punto, Thomas, sentiamo cosa ha da dirci. Un altro collega di Zurigo subentrerà dopo, che è Emilio Modena. Anche lui un pezzo poi di psicanalisi si porta dentro, perché è il nipote dello psicoanalista Brun, il quale è stato analizzato da Freud ed era uno dei primi 5 psicoanalisti svizzeri, e suo nonno, il padre della moglie, della mamma di Emilio. Emilio, di origine italiana, figlio di italiano, nazionalità di Svizzera, ha svolto una grossa azione di collegamento, impostando dopo alcuni eventi la cosiddetta Fernetzung internazionale con René Major in Francia, a Parigi e con altri, ma questo è un altro discorso, si vedrà dopo. Quindi era comunque solo per collocare questi legami e questi collegamenti. Sentiamo loro, poi sentiremo Marianna Bolco, la quale parlerà sempre, diciamo, di un'altra prospettiva dal punto di vista della critica agli istituti e di momenti cruciali in cui si è passati, diciamo, dalla chiacchiera astratta ai fatti concreti. Allora la parola a Thomas. Partendo dal discorso sui gruppi operativi, dove Armando Bauleo spesso diceva che la psicoanalisi istituzionalizzata nell'International Psychoanalytic Association, IPA, tendeva a trascurare i momenti che si riferiscono alla psicosi, alla psicoanalisi dei bambini e ai gruppi, vorrei citare Kernberg come esempio contrastante. Otto Kernberg è per noi non membri dell'IPA, un amico e alleato che prende posizione pubblicamente sui temi di là della nevrosi e del setting classico collettino, lo avete ascoltato. Dice, almeno io lo capisco così, che la problematica dell'istituzione psicoanalitica deve essere affrontata con un pensiero analitico, applicando al proprio gruppo il principio freudiano dell'apertura alla realtà interna ed esterna,
senza pregiudizi e senza temere i possibili cambiamenti radicali dell'ordine esistente. Ho dimenticato di dire il titolo del mio contributo, si chiama Conflitti e sfide nella formazione, fattori istituzionali. E faccio questo relato anche come docente della scuola Blecher di Rimini, che è una scuola di origine Armando Bauleo e suoi allievi, e che fa la formazione di gruppo operativo. Dunque, parlo di Kernberg. Rifugiato da ragazzo all'età di 7 anni da Vienna nazista in America Latina, ha fatto conoscenza di grandi cambiamenti. Come adolescente si era impegnato in gruppi politico-culturali, facendo così prime esperienze con le dinamiche istituzionali che si manifestano nei gruppi. È questo che Kernberg mi ha detto una volta. Nella sua funzione come presidente dell'IPA ha espresso in tante occasioni la sua convinzione che occorre lavorare in uno spirito scientifico nel terreno delle dinamiche gruppali istituzionali degli istituti psicoanalitici, e che gli psicoanalisti devono imparare a conoscere queste dinamiche per trasformare le strutture troppo rigide che impediscono la formazione dei futuri colleghi. Quando nel 1979 Kernberg venne al seminario psicoanalitico di Zurigo per la seconda volta, Emilio va a raccontare la prima volta, ci poneva tante domande sulle nostre idee di come organizzare la formazione. Mi disse, lo ricordo bene, che abbiamo una responsabilità. Un altro ricordo aneddotico si riferisce al primo congresso internazionale dell'Associazione Europea di Psicopatologia di Bambini e Adolescenti, AEPA, nel 1996 a Venezia. La famosa Mara Selvini Palazzoli insisteva sul fatto che aveva abbandonato la psicoanalisi per lavorare con la terapia familiare sistemica. Kernberg mise fine a questa lamentazione dicendo in gran pubblico che lui userà del suo potere come presidente dell'IPA per fare rientrare la Selvini Palazzoli nella chiesa della psicoanalisi, perché la Selvini era analista, appartenendo dunque all'organizzazione analitica. In un'altra occasione, al congresso a Colonia della Federazione Europea di Psicoterapia Psicoanalitica nel settore pubblico, FEP, Kernberg dava una conferenza aperta al pubblico sull'applicazione della psicoanalisi nell'area delle organizzazioni, usando concetti che sono molto vicini a quelli del gruppo operativo che proviene da Pichon Rivière, ha emigrato anche lui dall'Europa in America Latina. Otto Kernberg si mostra critico del tradizionalismo e dell'autoritarismo sempre prevalente negli istituti psicoanalitici. Generalmente oggi si sta criticando anche un elitarismo specifico del movimento psicoanalitico. Si può leggere nei lavori storici affermazioni come quella di Riccardo Steiner nell'International Journal of Psychoanalysis del giugno 2011, cito, c'era un rapporto, la mia traduzione, c'era un rapporto tra i palatini del famoso Comitato dell'Anello e i membri dell'IPA che faceva che i membri dell'associazione dovessero semplicemente ascoltare ed accettare ciò che veniva loro detto. Il fatto di aderire all'IPA è spesso visto come prova che uno sia buon analista.
Invece un'organizzazione scientifica non può garantire, non garantisce automaticamente la qualità di lavoro di un suo membro. Al contrario, l'aderenza può favorire atteggiamenti autoritari con effetti negativi sul lavoro, come l'ha dimostrato Kermit. La rigidità con quale i colleghi più dogmatici cercano di mantenere un setting analitico anche in situazioni nelle quali non è utile agli obiettivi, sarebbe un esempio. Sto pensando a un collega che ha perso una paziente adolescente perché domandava con troppo insistenza alla mamma di pagare le sedute che la ragazza non poteva attendere per importanti motivi scolastici. Per cambiare le cose in un'organizzazione così istituzionalizzata come l'IPA non basta l'insight, ma ci vuole una prassi per cambiare la maniera irrazionale che sorge da un'ideologia più imposta più o meno silenziosamente dell'istituzione. Chi si interessa e si impegna nella ricerca dei meccanismi istituzionali qui menzionati avrà bisogno di un metodo adeguato. I colleghi e amici argentini incontrati al congresso dell'IPA nel 1961 a Roma, 69, scusi, a Roma, stavano in quel momento sperimentando nella propria prassi psicoterapeutica, politica e istituzionale con i concetti cosiddetti operativi di gruppo, basandosi sull'insegnamento di Pichon Rivière. Lo strumento da utilizzare, come diceva Armando Bauleo, consiste nell'applicazione di questi concetti, presupponendo una formazione gruppale. La base epistemologica si trova già negli scritti di Ludwig Fleck, precedenti a quelli di Pichon Rivière. In diversi saggi sul pensiero e metodo scientifico, quest'autore ritiene che un fatto scientifico sia sempre prodotto da un collettivo di pensatori. Dimostra che l'osservazione scientifica presuppone un apprendimento previo senza il quale non si può nemmeno percepire un fenomeno da osservare. Questo apprendimento si fa in conformità con un consenso che si è sviluppato storicamente. Basandomi su Fleck, che era medico ematologo e sviluppava la sua argomentazione sulla storia della scoperta della reazione Wassermann per la diagnosi di sifilide, penso di non cadere nella trappola del cosiddetto relativismo sociologico attaccato da scienziati come Sokal. Sokal disse, lo cito, le scienze esatte e le scienze sottili sono effettivamente sulla stessa barca. Il flirt col relativismo e l'irrazionalismo non ci porta a nessuna parte. Fine di citazione. Lo scienziato in fisica dice che un fatto sia un fatto, argomento che è proposto nell'affare del libro di Alan Sokal e Jean Bricmont, Intellectual Impostures, imposture intellettuali. Questo argomento non è pertinente per criticare il discorso di Fleck. Fleck appunto dimostra come il modo di osservare, per esempio certi microorganismi nel microscopo, si basa sull'apprendimento in una situazione istituzionale come lo conosciamo degli studi medici. L'importanza del collettivo storico accennato da Fleck per lo stabilimento del cosiddetto fatto scientifico è stata riconosciuta anche da Pichon Rivière quando studiava i meccanismi dell'apprendimento insieme ai suoi collaboratori e allievi. La sua disciplina teorico-pratica
è stata importata in Spagna, Italia e Svizzera dai colleghi menzionati, soprattutto da Armando Pauleo. Personalmente io faccio uso del concetto operativi di gruppo quando mi trovo in una situazione gruppale, specialmente quando ho una funzione di coordinazione. Come supervisore di terapie analitiche mi trovo spesso in situazione gruppale. Allora cerco di stabilire un setting analogo al gruppo operativo. Si comincia con un'informazione breve, presentazione del caso in trattamento, per discuterla in seguito facendo uso del vissuto contratrasferale del gruppo presente per trovare i problemi che la terapia pone al terapeuta. Come indica il termine gruppo operativo, il supervisore, come lo intendo io, non è le supposé savoir, colui che si suppone di sapere. Gli operatori sono i membri che costituiscono il gruppo, essi apportano la loro esperienza e si mettono in relazione tra di loro e formano il gruppo intorno al compito gruppale. Reagiscono all'informazione data all'inizio della seduta con emozione e producono nuovi punti di discussione che aiuteranno in seguito, fuori del gruppo, a pensare la situazione terapeutica in un modo nuovo. I gruppi di supervisione hanno bisogno, come ogni altro gruppo, non di un leader, un duce, no? Corrispondente alle attese fantasmatiche del gruppo, si pensi agli assunti di base secondo Bion, ma di una funzione coordinatrice ed interpretativa. Come lo fanno automaticamente i membri del gruppo, il coordinatore supervisore utilizza il suo controtransfer, reazione all'informazione e alla produzione gruppale, che sarebbe basata sulla propria storia di esperienze gruppale. Mi sembra interessante che l'orientamento a questi concetti sia ugualmente utile in situazioni, per esempio nella scuola Blecher a Rimini, ma lì si tratta del gruppo operativo in ogni modo, ma anche in servizi di neuropsichiatria infantile, cantonale, svizzero, giurassico o ticinese, per esempio, che in Cina o in Albania, dove abbiamo potuto eseguire un lavoro teorico e di supervisione di casi clinici. Si vede che per questi colleghi non è difficile o non è troppo difficile abbandonare il loro atteggiamento autoritario con quale normalmente devono convivere. Grazie alla festa di oggi e alla presenza di Otto Kernberg ho avuto l'occasione di pensare ad alcuni elementi in gioco nell'insegnamento, soprattutto in condizioni istituzionali come nelle organizzazioni per la formazione di un pensiero e funzionamento analitico. Grazie. Cari amici, cari colleghi, circa 40 anni fa Otto Kernberg venne per la prima volta al seminario psicoanalitico di Zurigo. Non ricordo la data esatta, probabilmente era il gennaio del 1975, ma ricordo perfettamente le circostanze e l'atmosfera dell'incontro. Partecipavo allora in quanto delegato dei candidati all'esecutivo del seminario, il che era in quell'epoca già di per sé stesso un avvenimento. Il fatto che un esponente della sinistra anti-istituzionale fosse stato accettato dalla gerarchia psicoanalitica si doveva all'azione organizzata dal gruppo Platform,
nato di fatto già prima del 1968, ma battezzato come tale in occasione del famoso controcongresso dell'International Psychoanalytic Association di Roma del 69. La spinta anti-istituzionale contestava in primo luogo la maniera burocratica della gestione del potere nelle associazioni affiliate all'IPA. Il nocciolo della critica era soprattutto rivolto al fatto che l'apprendimento avveniva per sottomissione, per identificazione con l'aggressore, insomma, come l'apprendimento di un catechismo e non in maniera democratica, capace di formare e liberare la creatività dei candidati. L'azione del gruppo Platform, che nutriva a Zurigo anche forti simpatie tra i didattici di stampo marxista, tutto il gruppo centrato intorno ai Parin, cioè a Paul Parin, a Goldi Parin-Matte e a Fritz Morgenthaler e altri, era diretta alla presa del potere nel seminario in riguardo della democratizzazione della formazione. Si trattava di modificare le regole per l'elezione del direttivo che nel 1968 era ancora interamente in mano ai didattici della Società Svizzera di Psicoanalisi e che nel giro di 5 anni sarebbe passata per maggioranza ai rappresentanti degli studenti. Si sono così formate in seguito 2 strutture parallele riguardanti l'insegnamento della psicoanalisi. Per un verso il seminario autogestito e per l'altro il comitato dei didattici, der Unterrichtsausschuss, incaricato dalla società psicoanalitica di vegliare sulla formazione dei candidati riconoscendo o no la conformità dei vari centri di insegnamento con le convinzioni della gerarchia. In quegli anni vigeva, accanto alla lotta politica per la democratizzazione delle istituzioni, in fondo al seminario psicoanalitico di Zurigo succedevano le stesse cose che succedevano anche nelle università, esisteva anche un dibattito scientifico sul concetto di narcisismo in psicoanalisi. Negli Stati Uniti d'America era emerso il pensiero di Heinz Kohut con i 2 libri Narcisismo e analisi del sé del 71 e poi più tardi La guarigione del sé del 77. Nel gruppo dei didattici di Zurigo si nutrivano forti simpatie per la nuova maniera di impostare il vecchio concetto freudiano in chiave cosiddetta liberatrice che permettesse nelle cure psicoanalitiche un riconoscimento cosiddetto empatico degli analizzandi. Uno dei nostri maestri più importanti, Fritz Morgenthaler, ne era entusiasta. Dall'altro lato, si riteneva nel gruppo Platform, invece, che Heinz Kohut stesse creando una nuova metapsicologia metafisica non più compatibile con la base pulsionale del metodo freudiano e che sfociasse in un riconoscimento acritico dell'ambiente sociale nel quale agivano gli psicoanalisti. In quel periodo, però, stava emergendo a Nuova York una critica ferrata della psicologia del sé di Kohut ad opera di un teorico, allora non ancora molto conosciuto, ma che sarebbe diventato il baluardo del futuro sviluppo dialettico del pensiero freudiano classico, Otto F. Kernberg, come l'avete inteso oggi. Usammo dunque il nostro influsso sulla direzione del seminario in collaborazione con la Società Svizzera di Psicoanalisi, cosa allora ancora possibile, per invitare prima Kohut e poi Kernberg. La Società Svizzera di Psicoanalisi si assunse le spese. L'operazione riuscì perfettamente, in quanto il primo dei 2, Kohut, si rivelò nel contatto diretto un dottrinario col quale era impossibile o quasi impossibile discutere un vero dirigente di tipo religioso e settario. Infatti, Fritz Morgenthaler mi confidò subito dopo la conferenza di Kohut la sua delusione. Kernberg, invece, ci sedusse col suo pensiero razionale ben strutturato e con la sua geniale teoria della personalità borderline, differenziata sia dalla nevrosi che dalle psicosi in base ai suoi particolari meccanismi di difesa. Fu un grande impatto anche a livello della tecnica,
che aprì la strada a discussioni importanti e proficue, anche se in un secondo tempo la maggioranza degli analisti non si sentì in grado di seguire le proposte di Kernberg di adottare nel trattamento dei casi borderline una tecnica altamente confrontativa. Per il gruppo Platform, la discussione sulle nuove teorie del narcisismo di Kohut e Kernberg rimase importante anche negli anni successivi e permise per la prima volta l'emergere teorico del gruppo, cioè una significativa identificazione gruppale con la pubblicazione collettiva del libro, traduco testualmente dal tedesco, Le nuove teorie sul narcisismo, Ritorno al paradiso, Die neue Narzissmustheorien, Zurück ins Paradies, fu il primo libro di una lunga serie curata dal seminario psicoanalitico di Zurigo. La pubblicazione avvenne nell'81, quando ormai era avvenuta e consumata la scissione imposta dalla Società Svizzera di Psicoanalisi del 77. Il collettivo del seminario psicoanalitico di Zurigo avrebbe deciso a grande maggioranza, solo un po' più tardi, in febbraio dell'82, un manifesto anti-istituzionale con il quale si differenziava ormai con grande chiarezza dalle società appartenenti alla IPA, alla International Psychoanalytic Association. A questo punto mi potrei fermare ringraziando e basta, se non ci fosse nell'opera di Kernberg un risvolto politico che poi abbiamo sentito anche poco fa molto chiaramente, con una tale similitudine alle elaborazioni anteriori del gruppo Platform, da domandarsi fino a che punto l'incontro di Zurigo a metà degli anni 1970 non avesse segnato anche per lui un momento particolare di comprensione. Mi riferisco soprattutto all'articolo scritto nel 96, non proprio ex cattedra da Kernberg, ma con l'autorità del prossimo presidente dell'IPA, di colui che doveva conoscere ormai perfettamente l'istituzione psicoanalitica, 30 metodi per distruggere la creatività dei candidati in psicoanalisi. Nella sua breve introduzione a questo scritto, Kernberg parla dei, cito, ricordi e osservazioni nel corso dei miei studi, del mio insegnamento e della mia partecipazione all'istruzione psicoanalitica in diverse società e istituti psicoanalitici, fine citazione, come ci ha spiegato anche oggi in dettaglio, e accenna a un suo scritto anteriore dell'86, cito, in cui ho presentato un'analisi sistematica da un lato della relazione fra struttura organizzativa e funzionale degli istituti psicoanalitici e dall'altro dei loro effetti sull'insegnamento psicoanalitico, fine citazione. Questo scritto del 1986 è stato pubblicato poi su Psicoterapia e Scienze Umane col titolo Problemi istituzionali del training psicoanalitico. Non posso oggi, visto il breve tempo, analizzare in dettaglio l'incredibile convergenza di idee e denunce nella critica di Kernberg, anche in quella di oggi, nella sua prima parte del discorso, e di quella di allora del gruppo Platform. Vorrei semplicemente comunicarvi la mia soddisfazione e la mia gioia di vedere il mio ed il nostro operato di una vita riconosciuto da uno dei massimi esponenti della psicoanalisi mondiale. La soddisfazione è tanto più grande in quanto a Zurigo siamo riusciti fino al giorno d'oggi a mantenere funzionante un seminario autogestito con attualmente ancora oltre 400 partecipanti che è rimasto profondamente democratico malgrado tutte le difficoltà burocratiche e legislative che hanno colpito in tutta Europa, anche in Svizzera, il campo della psicoanalisi e della psicoterapia. C'è in questo anche una punticella, una punta di orgoglio marxista, pensando che si tratta effettivamente non soltanto di interpretare il mondo, ma anche di cambiarlo. Grazie.
cari abbonati, cari amici, cari colleghi. Oggi intervengo sia come co-direttrice della rivista Psicoterapia Scienze Umane, giunta al 45esimo anno di vita, sia come uno dei protagonisti del movimento zurighese, che portò alla contestazione da parte di un gruppo internazionale di psicanalisti, i quali hanno tradotto in azione le istanze critiche nei confronti della struttura portante della IPA, cioè della formazione, o per meglio dire della cosiddetta analisi didattica. Ciò è accaduto nel 1969 al congresso dell'IPA svoltosi per la prima volta in Italia a Roma, nell'albergo Hilton. Del controcongresso abbiamo pubblicato sulla nostra rivista, in occasione del 40° anniversario, un dettagliato resoconto scritto da Bertolt Rothschild, purtroppo oggi assente, e da me. Perché ricordare un evento tanto lontano nel tempo e tanto lontano dalla cultura attuale? Ci sono tre motivi. Il successo del controcongresso, cioè primo motivo, il successo del controcongresso del 1969 con l'appendice operativa del controcongresso di Vienna del 1971 ebbe un grande successo di partecipazione. Era lì che il vecchio Grinson pronunciò la ormai storica frase: se Freud fosse vivo, sarebbe qui con noi e non al Hilton, seguita da ovazione dei presenti nella sala gremita. Tanto fu forte l'impatto sulla stampa italiana e internazionale, quanto la storiografia ufficiale, abituata a partire da Ernst Jones all'occultamento dei fatti sgraditi, non ha raccolto le implicazioni della vicenda e posso dire oggi purtroppo. Secondo punto, i problemi sollevati allora sono tuttora irrisolti e l'istituzione psicanalitica nelle sue varie forme arranca, come ha detto poi Kernberg stesso, ancora oggi a tentare trasformazioni organizzative e varianti pedagogiche, senza affrontare criticamente l'essenza stessa della sua sopravvivenza. Di questo parlerò dopo. Terzo punto. Viene elusa la conseguenza strategica principale che provocò la scissione del seminario psicanalitico di Zurigo, la scelta cioè di formazione permanente o interminabile, con la decisione di rimanere allievi, ossia candidati a vita, senza chiedere l'appartenenza, come membri della Società Svizzera di Psicanalisi e quindi dell'IPA. Si riconosceva la competenza di coloro che avevano qualcosa da insegnare e ci si responsabilizzava professionalmente e culturalmente, senza l'innesto dell'identità istituzionale. Questo provocò, naturalmente, la risposta della Società Svizzera di Psicanalisi di porre il limite di 40 anni per la formazione. Essa sarebbe cioè stata interrotta se non fosse stata richiesta l'associatura. Molti del seminario psicanalitico di Zurigo, tra i quali io stessa, dato che la mia formazione psicanalitica si è svolta lì ed ero tra i soci fondatori del movimento Platform, avevamo tutti i requisiti per la carriera all'interno e svolgevamo già funzioni didattiche accanto agli analisti più anziani. Noi decidemmo di rimanere analisti in formazione a vita, ossia Analytiker in Ausbildung, rifiutando le lusinghe della Società Svizzera di Psicanalisi. E lo siamo ancora oggi, nello spirito di Freud, di analisi terminabile e interminabile, a differenza di chi crede nell'illusione di diventare vero psicanalista, tra virgolette, e di ricevere una identità certa tramite la sottomissione istituzionale. Da notare che questa proposta strategica proveniva dalla impostazione formativa attuata fin dal 1961 nell'ambito del gruppo milanese per lo sviluppo della psicoterapia, che oggi prenderà il nome di Psicoterapia e Scienze Umane. Quella cioè di separare gli obiettivi formativi da quelli istituzionali, quindi le competenze dall'appartenenza,
rifiutando il sincretismo di cui parlerà ben più tardi Cesar Garza Guerrero. Dopo il 2000 lui ha scritto molti articoli e libri proprio su questo sincretismo che caratterizza la società psicanalitica, la società di psicanalisi. Questa modalità ancora oggi in Italia appartiene alla tradizione di psicoterapia scienze umane e continua nel seminario psicanalitico di Zurigo. Da notare che gli analisti più rappresentativi di Zurigo, come Paul Parin, Goldi Parin-Mattei, Fritz Morgenthaler, Arno von Blarer, Emil Gritter, si sono schierati con il nostro movimento e sono rimasti membri del seminario psicanalitico di Zurigo dopo la scissione di cui ha parlato prima Emilio, evitando in tal modo che la cosa si risolvesse in un banale movimento corporativo dei giovani. Da notare inoltre che la produzione culturale di questi analisti, all'epoca di fama internazionale, è stata successivamente emarginata con tentativi di diffamazione anche personale. Tra l'altro, dal 63 al 67, Paul Parin e Fritz Morgenthaler sono stati, cioè prima del congresso famoso di Roma, sono stati supervisori della Società Italiana di Psicanalisi, all'epoca commissariata dalla IPA, per i continui litigi e conflitti tra i didatti, che erano tre con quarto Momigliano, dei tre istituti allora esistenti in Italia, cioè tra Musatti, Servadio e Perotti. Cioè c'erano litigi tali per cui hanno chiamato analisti da Zurigo e dalla Svizzera e che hanno dovuto commissariare. Cioè questi stessi successivamente sono stati, dopo poco, cominciavano ad essere emarginati dalla letteratura psicanalitica ufficiale per questa loro partecipazione al seminario di Zurigo e ai scritti che hanno fatto. Allora, veniamo invece alla questione centrale del nostro incontro oggi. È cambiato qualcosa negli istituti di formazione dell'IPA in generale o stiamo assistendo a una serie di cambiamenti formali affinché l'essenza rimanga intatta? Viene in mente il Gattopardo. Bisogna cambiare tutto perché non cambi nulla. Giuseppe Tomasi di Lampedusa era anche marito della capostipite degli analisti siciliani, Alessandra Wolf Stommerse Tomasi di Palma, principessa di Lampedusa, che al primo convegno postbellico degli psicanalisti italiani sostenne la necessità, per la purezza della psicanalisi, di inventare una propria lingua inaccessibile al volgo, un latinorum, per evitare la contaminazione con gli psicoterapeuti. D'altra parte, nel 1974, Sapshin, nel pieno della polemica con gli psicologi che negli Stati Uniti volevano aver diritto di accesso al training della IPA, aveva pur detto: tra un po' saremo addirittura costretti al dialogo con i terapeuti della famiglia. Non solo non è cambiato il schema dei rituali del training negli istituti psicanalitici, in Italia abbiamo ancora i 5 gradini, adesso si è aggiunto anche un pregradino di essere candidato, ma soprattutto non è cambiato e forse non cambierà mai l'atteggiamento da setta iniziatica. Questa è la conseguenza dell'aver messo al primo posto quale valore supremo la psicanalisi come istituzione. Da notare che questa posizione, condivisa da Ernst Jones, ha favorito il compromesso degli psicanalisti ariani con il nazismo attraverso l'Istituto Goering di Berlino. Quando Helmut Dahmer, all'epoca direttore della rivista tedesca Psyche, dedicò 2 fascicoli tra il 1982 e il 1984 alla psicanalisi sotto Hitler, venne sommerso dall'indignazione di molti psicanalisti che avrebbero preferito cancellare quel periodo. Dahmer, qualche anno dopo, fu allontanato dalla redazione di Psiche e molti psicanalisti si dimisero per solidarietà con lui. Soltanto quest'anno è apparso nel numero speciale dell'International Journal
of Psychoanalysis, dedicato al centenario dell'IPA, perché quest'anno sono 100 anni dell'esistenza dell'IPA, un contributo di Riccardo Steiner, nel quale si parla del periodo nazionalfascismo e psicanalisi. Di fronte però alla scoperta della miseria istituzionale di cui ha parlato tanto anche Cremerius, ai lamenti e allo stupore di chi si crede, di chi si rende conto del candidato traumatizzato, della infantilizzazione e così via, fa una certa impressione il concetto espresso in un contributo molto compiaciuto sull'espansione della psicanalisi con qualche sfumatura di colonizzazione nei paesi dell'est, apparso nello stesso numero dell'International Journal, cioè penultimo numero. Il finale suona pressappoco così. Nell'interazione genitore-figlio non è solo il genitore che dà cose al bambino, ma egli riceve anche dal bambino. E prosegue. Sulla nuova linfa dei candidati dell'Est, questi bambini sono una risorsa per i genitori dell'Occidente. Insomma, se i bambini sono una risorsa per la sopravvivenza della specie, è importante che lo rimangano più a lungo possibile. Un collega svizzero, candidato della Società Svizzera di Psicanalisi, non del seminario, ha cercato per più di 10 anni, dicono addirittura 15, 2 pazienti disposti a fare le 4 sedute settimanali di rito per portarle in supervisione. È stato accettato come membro associato a 69 anni. Per concludere, segretezza, mistero, esoterismo, illusione, inganno sono gli ingredienti necessari all'autorità per produrre regressione, infantilizzazione, paura di trasgredire, servilismo. Vengono in mente Étienne de la Boétie con il suo discorso del 1549 sulla servitù volontaria. La leggenda del grande inquisitore nei fratelli Karamazov di Dostoevsky e la teoria di Arnold Gehlen. Dice Boétie, se è vero che la via più alta e nobile è quella del rifiuto della servitù, perché invece così spesso prevale l'atteggiamento opposto? Per paura, dirà più tardi Hobbes, e per la paura che gli uomini rinunciano alla libertà dello stato di natura e si piegano alla servitù del potere. Per il grande inquisitore, gli uomini sono fanciulli incapaci di essere liberi che cedono volentieri il peso della loro libertà a qualcuno che decida per loro. Dalla libertà, sostiene l'inquisitore, l'uomo ricava solo incertezze, angoscia e smarrimento. Ma egli coltiva e alimenta questa debolezza perché ne ha bisogno, perché senza essa lui rimane senza la propria forza. Anche per il filosofo antropologo Arnold Gehlen, l'uomo è un minore eternamente immaturo che non può aspirare a correggere e cambiare il mondo istituzione. Il pensiero di questi autori porta alla pedagogia della immobilità, dell'accettazione passiva dell'esistente, della rinuncia della speranza di emancipazione e di costruzione del futuro. Questa ideologia è alla base del sistema didattico psicanalitico istituzionale. La psicanalisi, come strumento di conoscenza, origina come teoria e prassi emancipatoria, che implica la critica sociale. Bernfeld la definisce come strumento per rinforzare l'indipendenza intellettuale, emozionale e sociale, quindi come tale in opposizione a una società nella quale le persone autonome sono rare e l'autonomia stessa non è richiesta. Questa contraddizione è intrinseca al sistema di formazione degli istituti di psicanalisi freudiana e di altri che li prendono come modello. Per questo siamo grati a persone come Kernberg, il quale, anche se tardivamente, con le difficoltà che questa assunzione di responsabilità comporta nella dinamica politica e culturale di una grande organizzazione, porta avanti con determinazione e costanza da oltre 30 anni la battaglia per ridurre nel nostro campo l'idealizzazione, l'infantilismo, la paura,
la dipendenza, la paranoia, l'incapacità critica, cioè gli ingredienti necessari al mantenimento dell'istituzione così come oggi si presenta. La riduzione delle illusioni equivale all'aumento di libertà e responsabilità. Grazie, ho finito. Allora adesso c'è la pausa, comunque di mezz'ora. Il ritardo non è grandissimo, ma tutti sono stati abbastanza nei tempi, quindi ricominciamo tra mezz'ora in maniera che ci sia una certa libertà di uscire, insomma, perché 380 persone, due bagni, significa 3 secondi a testa, e quindi vedete com'è.